Ora la pagina sportiva, non c'è il tempo nemmeno per un po' digerire i risultati dell'ultimo turno, che è la Serie C, sempre più frenetica in questa fase stagionale tra recuperi e gare infrasettimanali di campionato e turni ordinari, propone già domani, oggi anche per tante altre squadre, un nuovo turno di campionato. Cerchiamo di inquadrarlo insieme, in particolare con riferimento alle due squadre abruzzesi, con il nostro Massimo Profeta in collegamento dalla redazione. Massimo, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione all'ascolto. Tour de force per Pescara e Teramo, per tutte le formazioni del girone B del campionato di Serie C. Il Pescara avrà addirittura tre trasferte consecutive perché la prossima settimana, mercoledì, sarà recuperata la terza giornata del girone di ritorno. Dunque domani a Fermo contro la Fermana, tra poco ne parleremo diffusamente alle 17:30, mercoledì a Pesaro, ore 21, e poi lunedì 28 febbraio il posticipo sul campo di una delle due capoliste di questo girone, ovvero il Modena di Attilio Tessera. Allora, la Fermana, intanto il Pescara, c'è da dire, Carmine, ha reagito alla sconfitta di Reggio Emilia, insomma, dove effettivamente doveva essere la gara della verità e Biancazzurri, privi di idee, di organizzazione, abbiamo già detto, una sonora bocciatura. La Reggiana ha confermato di essere superiore, ha vinto quasi senza sudare. Poi c'è stata però la reazione giovedì scorso nella gara interna con l'Entella, una squadra più logica sicuramente messa in campo dal tecnico Oteri, un centrocampista in più, in questo caso Giambo, no? In questo ruolo inedito di trequartista, soprattutto per andare a schermare il regista avversario Rada, cosa che non avevamo mai visto sino ad ora in campionato. Ebbene, è mancato solo il gol sostanzialmente al Pescara, che avrebbe meritato senza ombra di dubbio la vittoria. Ora la Fermana che naviga nei bassi fondi, un solo punto di vantaggio sui play-out, una Fermana che non vince, potremmo dire, da tempo immemore, dal 28 novembre. Imolese, Fermana Imolese 3-0, proprio il match casalingo nel quale ha battuto nettamente la squadra di Riolfo, l'11 di Gaetano Fontana. Ecco, bisognerà capire se Auteri confermerà l'assetto di giovedì scorso, cioè con un centrocampista in più, oppure più probabile potrebbe tornare al 3-4-3 puro. Allora ipotizziamo la formazione. Intanto c'è il ritorno a disposizione, il rientro di Nzita e torna a disposizione dopo la squalifica, sempre fuori Memuscia, Delle Monache e Chiarella. Ipotizziamo la seconda formazione: Sorrentino tre pali, Gerardi o Ingrosso, ma scalpita anche Janes, Drudi e Veroli nel cuore della difesa. Cancellotti e Rasi sulle fasce, poi Pompetti e Derisio o Pontisso in mediana, in attacco secondo noi Clemenza, Cernigoi, che sicuramente avrà l'opportunità di giocare al primo minuto in luogo di Ferrari, ed uno tra Rauti, che sta facendo molto bene, e Dursi. Per quanto riguarda invece la Fermana, abbiamo detto la Fermana non vince dal 28 novembre 3-0 in casa con l'Imolese, un brutto momento per la squadra di Riolfo, soltanto 20 gol fatti, il peggiore attacco del girone B. Però attenzione, perché questa è una squadra, Carmine, ispida, fisica, aggressiva, e quindi bisognerà giocare con la mentalità giusta, con una mentalità operaia al Recchioni di Fermo, dove la Fermana di Riolfo non ha mai perso, perché le uniche due sconfitte sono arrivate con il precedente allenatore, col primo allenatore di questa stagione piuttosto travagliata, a dire Domizzi, in casa col Montevarchi e col Modena. Era la terza, erano i turni della terza e della quarta giornata del girone di andata. Poi è arrivato Riolfo, con Riolfo nessuna sconfitta casalinga, ben 18 punti e appena 4 reti al passivo. Quindi è una squadra, insomma, da affrontare con tanta, diciamo, attenzione. Per quanto riguarda l'11 canarino, rientrano Blondet e Sperotto, fuori Marchi, un centravanti molto esperto, classe 85, causa squalifica, altresì indisponibili Rodio, che Dio si voglia, De Pascalis e Boateng. Sistema di gioco 3-4-3, davanti sicuramente l'ex Teramano Kerematek, che è stato preso nel mercato di gennaio, lo scambio con Mordini, che è passato al Teramo, e poi giocheranno sicuramente Pannitteri, che è il giocatore migliore che ha Riolfo in organico, 5 gol in questo campionato, e la punta centrale, punta fisica, sarà
Napoli, Cognigni. Detto questo, parliamo anche del Teramo, perché viene da un buon momento, Carmine, 7 punti nelle ultime 3 partite. Nell'ultima partita, nell'ultima gara giocata al Bonolis, in realtà avrebbe meritato il successo pieno, i 3 punti, perché ha condotto la gara dall'inizio alla fine ed è stato fermato il Teramo da un sontuoso Seculin, che ha trascorsi anche in Serie A, attualmente gioca nella Pistoiese, ha giocato 9 partite in Serie A con il Chievo ex Fiorentina, è stato davvero il giocatore più bravo dell'intera dei 22 giocatori che si sono affrontati, il miglior giocatore in campo, che ha salvato la Pistoiese che poi è pervenuta al pareggio nel finale con Vano. Per quanto riguarda le ultime, Bordini è squalificato, sta parlando in conferenza stampa Federico Guidi alla vigilia di questa partita, perché il Teramo sarà di scena a Gubbio, sempre 3-4-3, Perucchini tre pali, Codromaz, Soprano, Pinto o Jacoponi nel trio di centrali di difesa, quindi nel cuore della difesa, Bua e Asosmanovic sulle fasce, in mezzo Arrigoni e Rossetti davanti, Malotti, Bernardotto che dunque tornerà dal primo minuto dopo aver segnato un gol importante nella trasferta di Viterbo, e Rosso. La formazione invece di casa, la formazione eugubina, nel 2022, allenata da Torrente, lo ricordiamo, non ha mai vinto, 3 pareggi e 2 KO. Gli indisponibili saranno D'Amico e Signorini. Il sistema di gioco è il 4-3-3, è un marchio di fabbrica del tecnico Vincenzo Torrente. Questa è la probabile formazione: Ghidotti tre pali, Formiconi, Redolfi, e poi ci sarà Migliorini, ma anche qui c'è un dubbio con Borini ex Entella e Tazzer a sinistra, poi a centrocampo il regista Cittadino, le mezzali saranno l'ex Pescara, Boulevardi e Malaccari, davanti Arena, Spalluto e Dudu. Spalluto, attenzione, 7 gol in questo campionato, ha fatto un'ottima impressione anche nell'ultima, in una delle ultime partite giocata proprio all'Adriatico Giovanni Cornacchia col Pescara, il Pescara vinse 3-1, Spalluto 7 gol, classe 2001, in prestito dalla Fiorentina. Queste le ultime di Teramo e Pescara. Grazie Massimo, naturalmente nella prossima edizione anche tutti gli ulteriori aggiornamenti. Sappiamo che oggi non c'è invece la conferenza stampa di Auteri, ma c'è il nostro appuntamento con Anteprima Pescara alle ore 20:05 sul canale 11 Rete 8 Sport.